Buongiorno a tutti, sono Michela Ricca, collaboro col gruppo di ricerca Beni Culturali dell'Università della Calabria all'interno del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra e volevo prima di tutto cogliere l'occasione per ringraziare l'AIAR per questa iniziativa innovativa, per l'appunto AIAR Approda su YouTube, dando a noi operanti nel settore dell'archeometria o comunque più in generale nel campo dei beni culturali di aderire a questa iniziativa. Oggi in particolar modo tratterò un tema a me molto vicino, che è quello dell'archeologia subacquea, e in particolar modo parlerò brevemente del degrado che subiscono i materiali, prevalentemente di natura lapidea, in ambiente marino, partendo però dall'introdurvi un progetto che è stato di recente finanziato dalla comunità europea nell'ambito sempre dell'archeologia subacquea e all'interno di una call Marie Curie. Il progetto di cui l'Università della Calabria è appunto capofila ha come titolo TECTONIC, che sta per Technological Consortium to Develop Sustainability of Underwater Cultural Heritage, che significa proprio consorzio tecnologico per sviluppare la sostenibilità nei beni culturali che giacciono sui fondali marini. In particolar modo, tra le molteplici azioni esistenti in call Marie Curie, Tectonic rientra nell'azione RISE, ossia Research and Innovation Staff Exchange, che promuove una collaborazione internazionale, intersettorale e interdisciplinare attraverso distacchi e mobilità di personale per condividere scambi di conoscenze e buone prassi. Ecco perché in un RISE si parla proprio delle 3I, poiché alla base del progetto devono essere soddisfatti taluni requisiti legati all'internazionalità, all'intersettorialità e all'interdisciplinarità. Il consorzio di Tectonic si compone di 12 partner, tra enti di ricerca, accademici e non accademici, aziende e paesi terzi. In particolar modo, il partenariato proviene da ben 6 paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca e Francia, e abbiamo anche 2 partner al di fuori della comunità europea, provenienti entrambi dall'Argentina. Tutti i partner presentano expertise differenti, legati però tutti al settore dell'underwater. Abbiamo infatti geologi, conservatori, archeologi, ingegneri, informatici e alla base degli obiettivi di Tectonic vi è sicuramente lo scambio di competenze ed expertise, di abilità. Ma prima di tutto, l'obiettivo chiave di Tectonic prevede lo studio all'interno di 3 siti pilota selezionati dal partenariato, uno studio approfondito di materiali, ma anche di condurre delle attività di mappatura, di sondaggi in situ che consentiranno proprio di trovare delle soluzioni innovative alle ancora innumerevoli problematiche esistenti nel campo dei beni ubicati in ambiente marino. Ora, le attività di studio verranno condotte sia in situ che in laboratorio e saranno destinate ovviamente a migliorare sia i materiali attualmente utilizzati per la conservazione, il restauro e la gestione dei beni culturali subacquei, ma anche di testarne di nuovi insieme ovviamente a tecniche e strumenti innovativi al fine di sviluppare soluzioni e prodotti commercializzabili. Tutto sarà sempre accompagnato da programmi di formazione e training. Più in dettaglio, nelle campagne di indagine in immersione verranno condotte mappature e documentazioni mediante tecniche 3D e fotogrammetriche e verrà condotto un'attività di campionamento di materiali. Sui materiali saranno condotte indagini archeometriche volte alla valutazione di forme di alterazione e di degrado, nonché alla caratterizzazione dei materiali. E successivamente, in funzione dei primi risultati ottenuti, verranno testati dei prodotti con proprietà adesive, coatings e antifouling per limitare i danni dei materiali in ambiente marino. Allo stesso tempo verranno applicati sistemi innovativi di monitoraggio sia per rilevare
rilevare immagini e quindi mappare siti, ma anche per raccogliere dati ambientali per lo studio proprio dell'interazione ambiente-materiale. Tutti questi dati raccolti verranno sfruttati mediante le intelligenze artificiali per poter sviluppare delle mappe, dei modelli di previsione utili a quantificare i fenomeni di degrado in ambiente marino. E le attività saranno sempre accompagnate da forme di divulgazione e disseminazione mediante tecniche di realtà virtuale aumentata per consentire non solo ai partner lo scambio di expertise, ma di poter portare gli output del progetto anche all'esterno, sia agli stakeholders che alle parti diciamo meno interessate, quindi il vasto pubblico, affinché anch'essi possano godere di questi beni ubicati nei fondali marini. E qui l'immagine brevemente racchiude appunto quelle che sono le innovazioni apportate da Tectonic, gli output del progetto che ruotano tutti intorno allo scambio di skills e competenze. I tre siti pilota sono stati selezionati, due nell'area del Mediterraneo, presso l'area marina protetta Capo Rizzuto in Italia, il Golfo Saronico, in particolar modo il porto sommerso di Egina e l'area sommersa di Epidauro in Grecia, e poi il relitto Magallanes, presso Santa Cruz in Argentina. L'unica partecipa a Tectonic in tre dipartimenti: il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, che è quello di cui io faccio parte, il Dipartimento di IMEG e il Dipartimento di IMES. Mi focalizzerò ovviamente su quelle che sono le potenzialità applicate dal DBEST, cui io appartengo, dove condurremo nell'ambito di Tectonic proprio lo studio rivolto alla caratterizzazione dei materiali, alle forme di degrado, nonché a tutte le fasi di sperimentazione dei prodotti ad azione antivegetative da applicare in situ, con l'obiettivo finale di realizzare un prodotto che possa essere portato e brevettato, quindi portato in commercio. Ma perché io vado a qual è la correlazione tra Tectonic e questa breve introduzione al degrado dei materiali in ambiente subacqueo? Qualunque sia lo studio che venga condotto su un bene ubicato in ambiente marino, per quanto le tecnologie siano avanzate, per quanto ci siano soluzioni innovative, il punto di partenza deve essere sempre lo studio volto alla valorizzazione del bene. Quindi, affinché io possa proteggere una risorsa ubicata in ambiente marino, devo innanzitutto opportunamente indagarla per poi stipulare, stabilire e testare delle strategie di conservazione. E in questo ci viene in aiuto la Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, che ci offre proprio delle linee guida su come operare e agire direttamente in situ. Quindi, nel momento in cui io vado ad indagare sul bene, vado a fornire dei dati che sono scientificamente attendibili e che sono utili a ripercorrere l'excursus storico, artistico, archeologico e materico del bene oggetto di studio. Quindi, conoscere il bene significa identificarne la natura e le proprietà costitutive, valutarne lo stato di alterazione e quindi di conservazione, e vado a valutare una serie di parametri ambientali dovuti principalmente alle condizioni di esposizione, e questo implica necessariamente lo studio di campioni, il prelievo di campioni. Questo perché attraverso il prelievo di campioni io posso identificare quella che è l'attività biologica quale causa principale di degrado dei materiali in ambiente marino. Infatti, la flora e la fauna marina utilizzano i materiali come dei veri e propri siti di giacitura, e di conseguenza sono quelli che maggiormente recano danno. Ovvio che oltre a considerare l'attività biologica, dovrò considerare una serie di variabili dovute all'ambiente, alle modalità di esposizione, di seppellimento, all'ecosistema in generale, in quanto ogni sito differisce dall'altro e quindi avrò sempre una diversa interazione bene-ambiente. Qui le immagini mostrano proprio evidenze macro e micro ottenute con due tecnologie
di investigazione differenti. Qui abbiamo indagini in stereomicroscopio, qui abbiamo immagini SEM, dove è chiara appunto la differenza tra colonizzazioni più superficiali, incrostazioni superficiali quali biofouling, qua siamo invece in vera presenza di forme di bioerosione. Quindi le tecniche più comunemente utilizzate vanno dall'utilizzo dello stereomicroscopio all'analisi mediante SEM e DS, il microscopio ottico polarizzatore. Molto spesso si utilizzano anche le tecniche di diffrazione a raggi X e Loftir, questo per avere sempre più informazioni possibili circa la caratterizzazione del degrado, la caratterizzazione dei materiali, l'interazione patina substrato e la correlazione tra degrado e caratteri strutturali e tessuturali dei materiali. Ovviamente tutti conosciamo il biofouling, ovvero tutte quelle incrostazioni biologiche che sono tipiche dei materiali, non solo quelli lapidei, ubicati in ambiente marino, ma il fenomeno che a noi più interessa da vicino e che colpisce i materiali prevalentemente di natura carbonatica ubicati in mare, sono appunto queste forme di bioerosione, considerate come forme di degrado, che creano dei veri e propri processi di impoverimento con perdita parziale o totale del substrato colonizzato. E qui di seguito una carrellata di immagini ottenute mediante tecniche differenti, le tecniche su elencate. Qui abbiamo evidenza di forme bentoniche, quindi di organismi che colonizzano le superfici dei materiali, vivano strettamente ancorate. Qui abbiamo invece evidenza di colonizzazione endolitica con vera perdita di materiale, questa rete di camere, di gallerie all'interno delle quali organismi di fauna e flora, prevalentemente fauna, vivono. Qui abbiamo forme di bioerosione tipiche di spugne endolitiche con fenomeni di micro e macro boring, quindi micro e macro perforazioni, e la letteratura proprio ci dice che alcune spugne agiscono per azione chimica secretando una sostanza mucoproteica che va a interagire con gli ioni calcio del materiale, quindi agisce chimicamente comportando la perdita di materiale. Qua abbiamo l'identificazione delle strutture microscopiche di natura inorganica presenti nell'endoscheletro dei poriferi, la cui natura chimica, silicea, calcarea o cornea, ci dà informazioni da un punto di vista della classificazione tassonomica delle spugne stesse. Qui invece abbiamo un esempio di forme di bioerosione dovuta all'azione di molluschi della classe bivalvi. Abbiamo il comune dattero di mare o la Rocellaria dubbia, che crea questa sorta di struttura ad otto da cui escono i sifoni mediante i quali l'animale riesce a filtrare le particelle. Abbiamo inoltre delle immagini sempre al SEM, rilevate su sezioni sottili, dove possiamo osservare le incrostazioni, il biofouling superficiale e la sovrapposizione di più organismi simultaneamente, che non sempre arrecano danno, ma molto spesso hanno solo un effetto, si dice, bioprotettivo sui materiali sottostanti. Qui abbiamo proprio la discriminazione di specie differenti su uno stesso materiale e poi un aspetto molto importante che è stato riscontrato che, ad esempio, nei marmi a grana medio-grossa, quindi quelli con dimensioni inferiori a un millimetro, qui l'unità di misura è sbagliata, doveva essere in micron. Si osservano delle forme di bioerosione molto più consistenti rispetto invece ad un marmo a grana fina in cui non si osservano perforazioni, ma soltanto delle incrostazioni superficiali, quindi delle forme di alterazione superficiale. Quindi questo ci fa capire come l'azione degli endolitici cambia anche in funzione della struttura e tessitura del materiale. Ma a questo punto, una volta che noi indaghiamo ancora più approfonditamente sul danno dei materiali, cosa possiamo andare a fare? Possiamo intraprendere delle strategie di conservazione, ma ovviamente allo stato attuale non esistono dei metodi che debellino definitivamente il problema, ma io posso soltanto andare a limitare o rallentare il danno. Innanzitutto devo condurre delle operazioni di pulitura e di manutenzione ordinaria in situ, come nelle immagini sovrastanti, e oppure possiamo far capo a delle sperimentazioni a cura dell'ICR mediante l'applicazione e sperimentazione di geotessuti, o utilizzando appunto questi prodotti, alcuni dei quali sperimentati da noi nell'Unica, ad azione antivegetativa.
Qui un esempio di sperimentazioni in situ su provini che verranno riproposti anche in Tectonic e che verranno immersi e monitorati in mare. Ora, a questo punto io vi invito a visitare la nostra pagina del progetto Tectonic, a mettere un like a tutti i canali social. Per qualunque domanda io rimango a disposizione, qui sono i miei contatti. Vi ripropongo anche un po' di bibliografia e per qualunque chiarimento rimango a disposizione. Ringrazio nuovamente l'AIAR per questa opportunità e invito anche a mettere un like alla loro pagina. Grazie.